Eccoci qui, Madonna, che è successo alla telecamera? Buonasera a tutti, bellissimi, buonasera a tutti, benvenuti live, benvenuti in taverna. Già quanti vedo in chat? Come state? Buon inizio di settimana, vedo un paragone, vedo un bevi da parte di Panzi, vedo Star, vedo Fiorella che deve tornare al lavoro. In questa settimana mi dispiace, ma tocca. Vedo Lou, vedo Paragone di nuovo, vedo Nico, vedo la nostra bellissima Kuro, vedo Panzi, vedo Slayer, vedo Axel e anche i nostri carissimi Lurker. Buonasera a tutti, bellissimi, come state? E io non riesco. Scusate, ma perché sta telecamera? Ma si riabbassa da sola? O sono enorme? No, ok, si è fissata. Stasera si gioca a Devil May Cry. Probabilmente finiamo la prima run, anche perché ci mancano tipo tre missioni, a meno che non durano come l'eternità. Io rientro a casa dopo il lavoro, sono morta sul letto dormendo fino a sera. Fai bene, bisogna riposarsi e soprattutto rimanete idratati. Intanto che cerco di mettere sto caso di controller alla nostra, Panzi. Sono pronto per il finale? Sì, anche se potrei fare veramente tanto cagare perché non lo apro da un paio di giorni. Infatti, mi sa che prima di andarci a infilare in mezzo al finale faccio un po' di. Facciamo un Cerberus di riscaldamento, tanto ci vogliono 10 minuti. E che missioni mi mancano? Esatto, mi mancano proprio le ultime tre che solitamente nei Devil May Cry sono esplosioni atomiche, perché sono plot twist, boss fight su boss fight, cutscene della Madonna e tutto quanto, quindi ho veramente paura e fa comunque un caldo porco qua dentro. Ma che tra l'altro facendo le varie S e compagnia, io veramente ho trovato per adesso la mia missione più difficile è il bivio con Nero. Ma perché sono andato un po' a esaminare come funziona, diciamo, come ti danno i punteggi e tocca dire che in Devil May Cry 5 è veramente una merda, perché non è tipo ogni fight che tu fai c'ha un punteggio, fai una media. No, è che se tu magari durante il tuo primo fight fai una Madonna, fai 6.000 punti, bene o male girerai l'attorno. Cioè, perché paradossalmente fare più fight all'interno di una missione è un dito in culo. Quindi ti conviene magari skipparne alcuni, soprattutto quelli piccolini in cui magari fai, che ne so, il fight prima fai 6.000 punti, quello dopo ne fai 2.000 perché sono tre nemici, quindi non è che puoi combare chissà che cazzo di roba puoi fare. E te la prendi in culo. E quella missione è proprio stronza per quel motivo lì, perché ci sono tanti fight di merda inutili che ti abbassano il punteggio. Infatti continuo su questa scia le tre missioni con un botto di roba. Immaginavo. Quattro missioni ma piene. Le missioni più difficili per l'S deve ancora arrivare? Bene. Quarti punti sono il primo combattimento. Sì, perché poi ti va semplicemente ad abbassare o alzare l'asticella. Perché è letteralmente tu che la prima volta che fai un fight dici ok, l'asticella dove cazzo la metto qui? Quindi per esempio da Nero nel bivio bisogna skipparla la prima fight perché tanto è una merda. Cioè bisogna andare dritti, andare a farsi un fight, andarsi in realtà letteralmente a scegliere i fight. Ed è un peccato. Infatti a volte non conviene fare più combattimenti per evitare che la media generale vada. E anche perché poi magari tu fai 3-4 combattimenti con l'SS spammata, no? Ti arriva il 2-3 fight di merda in cui ci stanno formiche e te la prendi in culo. Ma saltiamo un po' prima perché tanto, ripeto, ci facciamo un po' di riscaldamento contro Cerberus, che tra l'altro non mi ricordo se sono riuscito a farlo no hit, ma mi pare di no. Ho fatto la missione di Nero no hit, perché se non la S non la prendevo lì. È stato l'unico modo in cui sono riuscito a farla. In effetti è un difetto questo sistema di punteggio, è un po' così sì, perché io capisco che da una parte l'hanno semplificato, perché se tu mi metti la cosa che più danni prendi e ti mando a fanculo e le orb, tu dall'altra parte. Buonasera Kyle, bellissimo, come stai? E buonasera anche a te Paco. Tu dall'altra parte in qualche modo mi devi bilanciare, no? Cioè se tu mi semplifichi delle cose, mi devi anche mettere dei malus. Perché se fossimo stati tipo Devil May Cry 3 o anche nel 4 che tu dovevi andarti letteralmente a cacciare le orb, era già un pochino. Ulisse selvatico appare. Anche la missione 10 è un pugno nello stomaco. Inizi bene, ma poi c'è un combattimento in particolare che ti fa abbassare la media in maniera assurda. Il 10 qual era più che altro, che non me la ricordo? C'è un modo per evitare questo, ma richiedono le provocazioni X. Era molto più arcade e non era facilissimo. Sì, Devil May Cry 3 era quello che ti menava di più. Buonasera, Nyx. Benvenuto, bello. Qui tutto bene a parte il caldo. Ma fatemi controllare audio, non audio. Cazzo, pippoli, vavi. E diamo il via sperando che parta la sigla.
Let's have some fun. Devil May Cry. Eccoci qui, Helsing è sempre bello, sì. Da quel tocco di mood. Ah, è la prima con Dante. Allora sì, pure quella Slayer l'ho fatta 2 o 3 volte perché devi veramente cesellarti i combattimenti, cioè devi veramente tirare bene perché altrimenti, cioè giustamente ti danno Dante che è una macchina d'assalto che deflagra tutto. Tutto e ti mettono contro le merde, quindi devi farmarti quei in realtà ti devi andare a cercare i fight. Abbiamo già fatto. Te li devi andare a cercare e devi farli anche fatti bene. Lo finisco oggi? Sì, ma tanto Fiorella ci saranno altre run e compagnia. No. Ho detto, tanto bisogna riscaldarsi se devo andare a fare questa cosa. Bisogna riscaldarsi. Quindi ci andiamo a fare un Cerberus rapido indolore, che è una missione 16. E via. Perché devo un attimo entrare nel mood. Tanto ve lo dico, stasera ci potrebbero essere dei piccoli spike. Madonna dell'audio. Degli spike di lag perché sta tirando un vento della Madonna e si avvicina una tempesta. Quindi ergo in Italia vuol dire che schiocca le dita Thanos. Ma andiamo. Tanto ho usato la Cerberus ed è, penso, l'arma mia preferita perché ti permette di inculare una quantità di nemici inverosimili. La Cerberus c'ha talmente tante mosse fatte per counterare e pinnare fortissimo che è bellissimo perché hai uno scudo di ghiaccio che ti gira attorno, hai un cazzo di veramente DPS in avanti, è incredibile. Stanno già capitando, eh sì, ma per questo l'ho detto perché l'ho visto lì che se ne va qualche frame di merda. Ma allora. Riscaldiamoci. Riscaldiamoci perché se ci sta Virgil dietro l'angolo, Virgil mi apre il culo fortissimo come una matrioska. Perché tanto c'è Virgil dietro l'angolo. Ne sono sicuro. Ma prendiamo tutta sta roba che è utile. Qui non mi ricordo qual era il primo fight. Ah, proprio tu così. Allora aspetta. Può dare anche qualche problema perché in quel combattimento che dicevo non puoi costruire bene il tuo voto stile. Infatti, al solito conviene arrivare almeno a S prima di fare danni veri. E però sì, dici farma il moltiplicatore e poi mena. Salve Salvino, voi non ho voglia di affrontarvi onestamente, quindi faremo così. Com'era tra l'altro? Non mi ricordo. Tu vieni qua. No, non quello. Dovevi andare dal vecchietto. Dove è andato? Ok. Ok, la mostra rotazione avanti. Cioè, la mia perfida per counterare gli attacchi. Sì, questa è una manna. Questa ti inculi veramente un sacco di nemici. Ma in realtà anche questa. Solo che questa devi averci un attimo la mano per il tempismo, perché non è così, diciamo, rapida e indolore da infilare all'interno dei fight. Cioè, devi saperla usare. Non volevo scendere, va bene lo stesso. Qua che erano? Ah, questi. Salve. Tra l'altro l'audio tutto bene? Facciamo così easy a te. Ah, fanculo, uno cambia bersaglio. Aspetta. No, ho sbagliato combo, com'era? Era questa, ok. Mi dimentico. Fanculo. Ecco, mi devo ancora abituare al cambio di lock, perché molte volte non so perché non hanno dato la possibilità di sceglierlo come nel 4, perché quella era figa come roba. Quella era molto molto figa come roba. Però dai, ok, le ditine oggi ci stanno. Faccio errori perché sono una merda. Però ci sono. Lehe. Virgil mi apre il culo, ma non così tanto. Qua che cos'era?
Ah, erano due di questi. Momento, eh. Buono. Tanto mo fai la culata, no? No, strano. Devo ancora imparare ad usizzarla bene la Cerberus, perché c'ha talmente tante cose che può fare che è veramente una figata di arma. Infatti mi sa che mi sono dimenticato qualcos'altro. Com'era? Era indietro. Che spari i proiettili. Avanti. Solita catena. Buonasera Elda. Sarebbe stato bellissimo. Date. Che sbrattava l'anima dopo. Però. Ah, ma sono andato a prendere il segreto senza volerlo. C'è Mario e ci sono io. Allora. Allora, diciamo che tu te ne devi andare immediatamente via dai coglioni. Madonna, che. Che fastidio tu che sei, davvero. Vattene a cagare, dai. Ah. Non la so ancora fare la counter con questo. Vieni. Ok, questa mi mancava. Pure per i segreti, sì. Ma peccato, ho fatto tutto. Mi sa che me ne manca una veramente. Dopo questa tira una raggiata stile esorcista, sì. Sì, sì, a padroneggiare il quadruplo S. Che vuol dire il quadruplo S? Se sempre almeno SSSSS. Sì, infatti l'unica cosa è che quell'abilità bisogna utilizzarla solo per 4 secondi prima che la trasformazione diventi perenne. Non ho capito. C'è le... Io perché l'avevo sbloccata? Ah, era questo. Ah, ok. SS premi LB quando l'indicatore SDT brilla. E con voto stile premi per quando l'indicatore lampeggia per annullare la trasformazione. Rilasciare la potenza del tuo DVD per un breve attimo e attaccare. Ah, ok. Non l'avevo. Ok, ero confuso. Ero. Effettivamente non l'ho mai utilizzata. Tanto non ho neanche capito perché hanno rallentato sti signorini. Perché? Oh cazzo, è vero che qua c'è sto fight. Che due coglioni, aspetta. Buonasera Rufus. Come al solito Twitch è sempre un top. Miau. Però il sin devi utilizzarlo in mezzo. Sì. Non riesco a far infilare Judgment. Ma perché? Perché mi sa che sbaglio qualche input, vero? Mi permette di fare attacchi veloci senza l'animazione ogni volta. Ogni volta della trasformazione. Devo esplorarla allora sta cosa. Devo esplorarla. Ma dove vai? Stai a cuccia, su. Giù. Via. Mischiamoci in mezzo pure un po' di Dante. L'ho visto un po' Rufus e mi ha intrigato un botto. Ma è uno di quei giochi che avrei il terrore di portare in live perché devi stare veramente tanto tanto attento. Cerberus! Vieni qua, cucciolone! Vieni qua che tu sei la prova definitiva. Onward and downward. Dai! Oh well, better get to it. In realtà dovevo prendere le cose del Devil Trigger, sono uno stronzo. Ti mette di cancellare le animazioni di Dante, il che può tornare utile se riesci a padroneggiare questa vita diventi veramente bestiale. Se... riesco a padroneggiarla. Ciao. Madonna quanto l'amo sta cazzo di host. Sì,
Harry. Devo cambiare bene. Oh. Vediamo se ci riesco. No. Volevo provare a ferriarlo, ma non so se si può fare. No. Magari posso fare questo? Neanche. No, si sta trasformando. Con Royal Guard si può fare? Nah. Mine now. You again? Jeez. Little off, hothead. Mine will be your end. Nothing else. Sto provando a infilarci tutte le schivate, ma... Ah, perché giustamente non è una, un tick e basta. Ecco perché non si può fare col Trickster. Sbagliato. Ho sbagliato, sì. Dai che ci arrivo. Non si è stannato con sta roba. Ok. Guarda che stava un pedo dallo stun. Vaffanculo. The power of ice rain. Seen these moves before. You haven't shot out any puppies, have you? Do not mock me. Others of my kind cannot compare. Oh no.
Meh. Potevo andare meglio. Però dai. Diciamo che ho meno... ho più mani di quel che mi aspettavo stasera. Madonna, quante cavolo di robe ti dà. Vieni. Ok, possiamo andare a fare a botte con Virgil, perché tanto mo ci c'ha fuori Virgil, ma tipo sicuro. Ci siamo? Vai. Il frutto di cui abbiamo letto? Virgil. Hey, is that the damn fruit you've been jabbering about? Doesn't look so special to me. Yep. This is where it all started. That day Mother saved me and... left you behind. The thing you don't know is, she tried to save you too. She kept searching and searching. Until I killed her. I have no recollection of this tale. Or this place. It's all an illusion. Created by this extraordinary fruit. Its power, you see, is all I ever wanted. And with this... no. I will have everything! No, brother. You don't have everything. That last shred of humanity that you still had... you just lost it. That is nothing but the pitiful cries of those without strength. Come to me, brother. I shall enlighten you. Dante! Mica... con gli occhi, tutte le cose, bellissimo poi l'albero. Che sembrava tipo città LED, no? Quelle robe così. Va bene. You ready to do this, Virgil? It all ends here. Be gone! Ma senti Lost! Trick ya. Meni. Sembra quasi che usi Beowulf, vedete così. Sto calcio mi frega. Ah!
Oh! Vai, all out! This is true power. The power I sought for so long. It would seem so. Ah, cazzo! Oh, giustamente. Ah, minchia, pure la carica fa danno. This is the end. Che è l'ulti? Ulti! Pezzo di merda. Are they fighting each other? To see one's justice through, a man must fight for it, even if the one who stands before him is his kin. That's ridiculous. The brothers of blood disagree on the very reason of their existence. They must fight. Dante! You're late. Just finishing up. Is that really your brother? I'm afraid so. So he was behind all this. Your own flesh and blood. Right again. Ecco a che cazzo serve quel bastone di merda. In the last throes of defeat, I see. V, get back. Things are about to get really messy. No. Please. Let me. I want to end this battle with my own hands. Do not struggle, for if you can't even defeat me, then you've already lost. I will not lose. Not to Dante. I need power. More power.
one and the same, you and I. But you've lost me, and I've lost you. Yet we are connected by that one feeling. While thy branches mix with mine, and our roots together join. L'Alfa e l'Omega. Vabbè, che cazzo di titolo si presenta, Dio Madonna. He's back. Bella. Che tra l'altro, ora che ci penso, la sua forma tipo da Re dei Demoni mi ricorda molto Mundus. Non per via della statua, ma per via degli occhi. Cioè, non so se hanno voluto far apposta qualcosa del genere dove... gli occhi da noi sono tipo gli angeli, che in realtà sono delle mostruosità e qualche altra roba così. Telefonata solo un po', sì. L'inizio e la fine ci sta, sì. E quello... quello sì, l'unico fatto che, diciamo, stona un po' questa cazzine Dante, perché letteralmente potrebbe fare Trickster e teletrasportarsi e scavocciarlo. Però, a quanto pare, in realtà Dante voleva rivedere Vergil. L'abbiamo fatto pure esse. Non me l'aspettavo, viste le botte che ho preso contro di lui, onestamente. Rinascita. You got some pretty big cojones for coming back. You just don't know when to give up! Get out of my way, Nero! Defeating you like this has no meaning. Come on, Virgil. Let's do this. Heal your wounds, Dante. Get strong. After that, we'll settle the matter. Thank you, Nero. That's your brother. What happened to V? He returned to himself. Go home, Nero. This doesn't concern you. Like hell. I lost my right arm because of him. This is not your fight. I need to stop him, and that's all that matters. I'm not gonna let you have all the fun, Dante. You don't get it. Let me guess. I'm dead weight? Well, you can that's shove not it, Nero. What is it then? He's your father. What? I had the feeling the first time I saw you, but I just wasn't sure. And then I saw how the Yamato reacted. And I was certain. He's your father.
Now he needs an ass kicking. But I can't have you go kill your old man. My father. That day, if our positions were switched, would our fates be different? Would I have your life and you mine? Let's settle this, Dante. What's happening now? Oh god, I thought it was over. This isn't good. We're gonna get dragged into this. Dante, what happened? My dumbass brother's back and I'm gonna rip him a new one. Virgil's... how? Dante! Made it for Lady and she paid for it, so consider it a rental. Hey, you can't just... Okay, we'll take care of that later. Right now, you three get the hell out of here. I'm gonna go take care of old douchebag. Got a feeling this one's gonna be a doozy. Kalinan secondo, sapevo che sarebbe arrivato dove per trovare il primo. Buonasera Sans, come stai? Bello, benvenuto. Vibes da DMC3, sì, ma in realtà... ma tutta sta cutscene è oro. C'è stata una quantità tipo di chicchette, di dettagli in mezzo al... roba figa, no? Perché tipo Virgil che ringrazia Nero per aver portato vita lui, perché se no non si sarebbero riuniti... il fatto che palesemente lui perri a Dante con la mossa di Devil May Cry 3, ma in generale quando usi Virgil che c'ha quella mossa lì. Figo, cazzo. Figo. Poi le frasi che dicono. E questo ha anche un rampino. C'è un'altra chicca? Bene, mi sono perso Dragon's Dogma 2. Non ti preoccupare, al massimo la recuperi su YouTube. Dispensatore di Caos, Kalinan II, realizzato da Nico per sostituire il Kalinan. Perduto, identico all'originale ma con un piccolo segreto. Ho paura. Ci ha messo dentro una carica nucleare. Col fatto che ho anche l'altro, mi ha dato veramente la dual. Quella frase è stata bellissima, Starzy, perché giustamente sarebbe cambiato totalmente tutto. Che poi uno pensa magari a quando in Devil May Cry 3 cadono giù. Quando cade lui giù, ma io credo che intendesse durante la cosa con la mamma. Si è preso o non si è perso? Mi sono perso... sono confuso, Rufus. Nell'ultima missione cercava di sviare Nero da andare oltre. Ecco il motivo, che sapeva che Nero era figlio di Virgil. Ma sì, ma si sente molto quel... si sentiva tanto quell'aria così. Ma... vabbè. Quindi... Kalinan gemelli, configurazione a due mani dei due Kalinan, basata sulla nuova funzione di Kalinan II per usarli insieme. Ok. Ah minchia, mi ha sostituito il Kalinan, quindi non posso più usarlo da solo. Ma infatti io credo che ci sarà un culmine in quello, Star. Cioè io credo che in questo Devil May Cry o si ammazzano a vicenda... o non dico che mettono giù l'arma perché tanto lotteranno sempre, però... cioè, penso che tra loro due il collante sarà Nero. Poi è bellissimo che appunto si fa tutti questi ragionamenti nuovi perché magari V era nato come umano puro, che magari odiava e tutto quanto. Poi guardando le altre persone, gli altri esseri umani, ha capito il... no, magari non sono così dei figli di puttana. E quindi quando è ritornato dentro Virgil... ha fatto un mischiaticcio nuovo. Ma... qualcosa, Cascade. Get him, girl.
Raga, ma ha appena infilato un Kalinan dentro un altro Kalinan. Va bene. Fighissimo. Adoro. Il Kalinan non è diventato più una puzzetta di merda. Non è più una puzzettones di merda. Adoro. Fine. Vabbè, giustamente, perché poi magari adesso fa altre robe con i Gunslinger e compagnia. Salveggi bambino, il Virgile che ha sofferto, ha perso tutto e via. Ci stanno dei discorsi e delle scene che piangi forte. Ma dietro le quinte o in qualche altro medium che non conosco? Ah, questo nel manga, ok. Vabbè, quindi dobbiamo risalire e andare a spaccare di legnate Virgil. O almeno provarci. Fammi giusto... Ho sbagliato. Get him, girl. Don't try that at home, kids. Lock on. You've been a bad boy. No, ma adoro. Ma tanto tu quest'arma te la puoi perdere. Perché se non trovi quell'altro, tu hai soltanto il Kalinan 2. In volo? Ah, ne spari due per terra. Ok, qualcosa in avanti, qualcosa indietro. Giustamente. Sembra il cone energica. Ma lo sai che è vero, ora che ci penso, Sansa? Va bene, ma in tutto questo, che fine hanno fatto le ombre? Damn it, V. Was this your plan all along? Siate calmi. Ah, oddio, si sono tolti per farmi passare. Mica sembra quasi che Virgil non ci stia andando contro. Nel momento in cui via Orizzonte si fondono, succede quello che ha scritto Stai, una dimensione onirica. Oh, ma peccato non l'hanno messo. Peccato. Ed eccoli. Mica, l'ho appena chiamati. Hey guys, where you been? I thought you went back into Virgil. You're gonna wish you did. Oh, the wise guy Dante. We were spawned from Virgil's abominable thoughts. But you knew that already. Come to think of it, I did know something was off. Just like with my old brother. Well, we're merely the discarded thoughts from when he was Nilo Angelo. No longer bound in his consciousness. We're here now to kill you of our own free will. Liberating! And kill you we shall, Dante. Us, not Virgil. Rematch? Come here and face me like a man, boy! Why the rush? Just close your eyes and go to sleep forever! Non cadi, eh? Ok, cadi. Ma senti le host comunque in quest'ultima parte, che figata, cazzo. Can't wait for the rematch. No, ma infatti il 5 è una madonna, perché si sono fatti furbissimi con tante robe per fare delle chicche, per fare dei ritorni. Ma tu che cazzo vuoi da solo, me lo spieghi? Ma perché sta da solo qua questo? Così. Ah, perché c'è un passaggio di qua. Ok. Ah beh, sono quelli per fare i punti stile o per farteli perdere in realtà. Ma dettagli. Sì, questi sono messi giusto per farti perdere i punti stile. Fortissimo.
capo. Sono delle indicazioni stradali. Ma qua tocca vedere se c'è qualche segretuccio in giro. Ok, perché a me ne manca una. Il 20 ha boss fight finale, è ok. Quindi sta qua a turno. Sta per forza qua a turno, anzi. Perché non ci siete teletrasportato? Giù. Ah, peccato, sei andato via. Peccato. In realtà completamente fatto continuare a girare giù le radici, ma se lo fai è meglio. Vabbè, tanto siamo nelle ultime botte. Cosa cazzo è successo? Bri, non ci arriva così in basso, va bene. Raga, io i bug li trovo anche qui. Aspetta, ma di là c'è una via. Momento Dark Souls. Va bene, non ci vado di là. Di qua c'è qualcosa? Va bene. Va bene. Sopra ci siamo già stati. Io non devo fare questo perché finché sto da solo va bene. Se sto in live vi rincoglionisco a fare sta cosa col Trickster. Dietro c'è qualcosa? Tanto bello come prima eravamo tutto sottoterra, adesso siamo nel cielo. Che figata, cazzo. Vai, dentro la patong di qualcuno. Mi sa che a un certo punto li affronteremo tutti insieme, eh. E ti vogliono far abituare piano piano, tutti e tre insieme, poi sarà greve. Ed è lì che entrerà in gioco il Sin Devil Trigger. Molti sono lamentati del level design, perché? Shadow! Ah, non ti peria questo, peccato. Senti Lost! Oh, cucciolino! Aspetta! Piaciuto? Running away? Nah, didn't think so. Sì, Star, è quella del primo remixata che sembrava che te stava in segui la pula. Ho sentito quelle due cazzo di note, Dio Cristo. È vero. È quando stai nella piazzola con il leone. Che era molto più semplice quella. Ma adoro. E lì vedo un segreto. Vado. Con delle... Che palle. Ma perché dovete mettere sti cosi che mi fanno perdere punti stile? Dio Cristo. Perché? Perché devo perdere punti stile come uno stronzo io? Lo spiegate? Non me lo spiega nessuno, va bene. Pure. Ma ci sto facendo caso adesso, Slayer. Ci sto facendo caso adesso. Che figata. Eccola l'ultima, sì. Dai, dimmi che è l'ultima, te prego. Dai che non ne ho missata qualcuna. Oh, abbiamo tutto. Un altro trofeo per il platino. Va bene. Per molti ha tutti i posti uguali. Una noia proprio. Come tutti i posti uguali? Hai la parte umana, hai tutte le cose demoniache. Hai tutto il sistema dell'albero.
Vabbè che Devil May Cry 5 comunque è uscito in un periodo in cui il gaming cominciava a diventare un piccolo dito in culo, ma questo è un altro discorso. Non prendiamolo questo discorso. Per il pratico non è complicata. Vabbè, tanto ci abbiamo fino all'inizio di Veilguard. Ragazzi, non sottovalutate mai qualcuno che vuole fare un platino. A parte che non hanno giocato il 4 davvero. Però vabbè, il 4 poverino, eh. Perché non mi fa correre? C'è un nemico da qualche parte. Ma io dove cazzo sto andando? Ah! Oh. Voglio provare a fare una cosa. Attacca. Attacca. Donna Starma è sbroccata per sti counter. Starma è sbroccata per i counter. And you are set free. Vuoi fare qualcosa? Cazzo, ho trovato io la telecamera oggi? Sto a fare il beta tester per sta zona Devil May Cry 5? E cazzo devo andare? Non con questa che mi attiva l'auto coso. È uno dei giochi... è uno dei platini più difficili è il gaming. Ma sono da fare i seri? Di qua? No, per due trofei. Ah beh, ma ok, non è che dovevi per forza pigliarla qua roba, non era molto skippabile. Vieni, Nightmare. Mai preso. Pensavo di fare in tempo. Un po' sprecata, eh. Not a bad line. I feel the same way. That couldn't stop you? Oh, you went so bad. Ah, sono scappati. It's like I'm back in Malaya. Minchia, perché sono andato in Devil Trigger. Ma ha citato Mallet Island. Adoro, cazzo. Sono tornato a Mallet Island. Buonasera, Postino, come stai, bello? Ma poi perché continuo a prendere ste cose così quando posso correre e fare sta roba? Niente? Vabbè. Bello. Ma guarda, secondo me le S, una volta che capisci il sistema di punteggio, Slayer non sono neanche così difficili. Anzi, forse sarà la parte più facile. Cioè, immagino più il palazzo de sangue e altre cose. They know they don't stand a chance. Are they trying to atone for something? No, è semplicemente adesso che... io penso che adesso che si sono riuniti V e Virgil e Urizen, questi son, girano, cioè sono letteralmente emozioni. Fanno questo di ritorno, magari. Guarda anche in alto. Quel buco di culo? Oddio, c'è tipo... un parassita? O devo... o devo guardare altro che non sto notando. Ciao, non mi servi tu. Madonna. Sarebbe stato bello se vedevo Virgil là sopra che mi guardava. Dietro le radici prima di cambiare zona. Raga, perché probabilmente sono in... sei andato dietro ma non hai guardato in alto. Cosa devo guardare in alto? Raga, io mi sento stupido in questi momenti. Io vedo questo buco di culo.
Ormai mi sono congelato. Sì, il buco, ragazzi, mi attira. In alto, in alto. Ah, ok, perché si è tolto. Cioè, c'era Virgil che mi stava guardando, una roba del genere. Cioè, se vuoi faccio questo, They know they don't stand a chance. Are they trying to atone for something? Non credo che serva a niente. Il fatto è che se sapessi cosa sto cercando, sarebbe è quello il mio problema. Io vedo questo buco di culo. Di sicuro c'è il buco, sì. Vabbè, poi tanto ci torneremo, vaffanculo. Ho sentito qualcuno muoversi, però. First place to die, but death's not on my agenda just yet. Fatevi vedere un po'. Stronzetti. Sbaglio sempre sta cosa, non c'è niente da fare. Sto dei potenziali tra l'altro. Succhia, pennuto dei miei coglioni. Là sta succedendo un'esplosione atomica. E ah, li cura d'oro. Figata. Outrun this. Come on now, not bad. I'm just getting started. Sì, la conosco fin troppo bene sta mossa. Tu, cucciolone. Immaginavo tornassi così. Lady never did this.
Che frase che ha detto, tra l'altro. Should have known better. You got a good heart, but you're about as sharp as a marble. Perhaps. But if you had even a little bit of trouble defeating us, imagine what Virgil can do to you. Go see for yourself. Us. This is our final fight. And the end of Virgil's nightmares. Godspeed, Dante. You'll need it. Rest in peace, little chicken. It's been a bash. His logic is sound. I had a hunch myself. This doesn't make any sense! I know you hate Virgil, but you can't kill your own father! It's true. You'd never recover from that. You saved us. You should be proud. Now you can put all this behind you. Nico, stop the car! No chance! After all this, are you insane? Fine. I'll go by myself! Nero! Sono stato una merda, sì. Allora, in realtà due cose di questa cutscene. Primo, perché non ha utilizzato il rampino. Secondo, adesso che lui è uscito, è caduto nella stratosfera. Se dietro non c'è più un cazzo, dove si attacca? Però, dettagli. Bellissima, sì, per le frasi che gli hanno detto. Pure Lady, soprattutto. Comunque, era una delle più difficili per la S-Rank. Difficoltà alta e difficile riuscire a costruire bene il proprio punteggio. Ma l'ho appena notato, perché ci sono tutte quelle fight del cazzo. Infatti, tocca semplicemente rushare. Cioè, bisogna farsi quei tre fight. Magari quelli con i Cavaliere Angelo, forse, pure. Perché sono quelli un po' più resistenti su cui puoi buildare le cose, no? Mi hanno fregato i piccoli combattimenti, sì. Beh, infatti, peccato per sta cazzata, vedi? Perché potevano gestirla in altro modo. Minchia, Virgil! Dai! Madonna, datevi il Mega Ray 3, cazzo, su! Mi calmo. Hey, Virgil. Your portal opening days are over. Give me the Amato. If you want it, then you'll have to take it. But you already knew that. I had a feeling you'd say that. How many times have we fought? Hard to say. It's the only memory I have of us since we were kids. Time to finish this, Virgil. Once and for all. I won't lose to the likes of you, little brother. Intanto io non l'ho commentata, ma la Yamato esteticamente è una Madonna di Cristo, perché ha dei dettagli talmente minuziosi, addirittura i pirulini per tenere
tutta la decorazione dell'Elsa. Vabbè, lasciamo perdere. Foolishness. Is rushing in blind all you can do? Stai zitto che mi eccito! Nothing to me. Not in a million years. So save that until you win, if you can. Sta cazzo di copia. Ah!
Ah, fanculo. Dai che ci stavamo a First Try. No. No. È Virgil, non me ne frega niente. Non uso le gemme come una pussy. Dai. Dai che ci sta quel fantasmino è stronzo, perché non è tanto... Non è tanto il fatto che ci sta il fantasmino, è che ti sminchia il lock. Perché giustamente non ti mira Virgil, ti mira lui e ti distrae, vaffanculo. C'eravamo però, cavolo. C'eravamo. Bellissimo, quanto mi mancava affrontarlo. Ok, così vicino counteri. Guardala come countera. No, quando si avvicina così non va fatto. Scam. Se mi avvicino così veloce mi counter. Let's end this, Dante. You're finished. It's just about time to settle this. That's right. Come on. Scum. No. Too slow. Ah, fanculo. Ma lui è bellissimo perché ti vuole forzare a usare tutto. Non ti vuole far fare lo spammino. Devi veramente usargli tutto contro. Perché se vai troppo di push, lui giustamente ti countera. Ti perria. Ti perria forte. Lui si avvicina così apposta. Che facciamo? Man. Scontro così? Ah, cazzo, ho sbagliato. Such a fool. Foolishness. Is rushing in blind all you can do? Stop where you are. Just like old times. Guarda che stronzo. Pezzo di merda. Ti è piaciuta sta combo? Come on. Scum. Non lo so usare il Royal Guard, vaffanculo. Keep up.
Slay all. Outrun this. Minchia, te stanno apposta per fatte malissimo. Oh, minchia, te un peto. E inserisco male il trickster. Don't move. My son means nothing to me. Die. Ah, fanculo. Adattamento birichino. Madonna, mica sta seconda. In realtà sta seconda fase. Sta roba finale devo impararla. Peccato, non so. Non ho capito se quel fantasma della vita, una volta che glielo spondo, se siamo visti, o tipo lo rispona più avanti. Ah, però quanto mi sta a piacere affrontare. Perdonatemi se non parlo, ma Dio santo, è bellissimo. Pointless. Foolishness. Is rushing in blind all you can do? Guardalo come te per culo. Come on. Too slow. Try and keep up.
troppo lento con questa. Ah, cazzo, è vero, le lame. Sta roba ti sciotta. Ma cazzo. Ma no. Minchia, ok. Quindi andarti, se la riesci a perriare di Royal Guard, questa giustamente ti dà una carica della Madonna, perché te la rischi forte forte. E non so se voglio farlo adesso. Guardalo che te, che ti punzecchia, bastardo. C'erano i fulmini in mezzo, non ho visto niente. Sbagliato. Lo fa apposta per punzecchiarti, per farti un poke. It's just about time to settle this. That's right. Come on. Ah, cazzo, voi Royal Guard. Fanculo. Non me la rischio, raga. No, devo però. No pussino gain. No. Ho sbagliato. Perché ho il vago presentimento di essere morto. Ero in Trickster. Cut off your own son's arm for this? My son means nothing to me. Yeah.
Se devo provare. Occhia! No! Nero! It's my son! Yeah, dumbass. You can't remember through that thick skull of yours? Well, well. That was a long time ago. I guess you were young once, too. As much as I'd love to hear that story, I think it's about time we ended this. Buoni che abbiamo fatto Virgil S. E tra l'altro non è finito il capitolo comunque, perché non ha fatto l'effetto. Però l'unico fatto è, perché è palese che è nero. Ok. Come cazzo l'ha preso il suo Devil Trigger? Tecnicamente non, cioè il bracino da dove è poppato. Bah, nero il psicico. Adesso vedi, giustamente mi dite stronzo, mo vedi. Andiamo. Il vero potere. Hello? Nero? Is that you, Nero? Did something happen? Kyrie. When I was a kid, I was alone. You and Kratos were all I knew. And now all of a sudden I find out I have a family. What am I supposed to do with that? You always know which path is right and which is wrong. There's no need to doubt yourself. Thanks. I guess that's all I needed to hear. I have one last thing to take care of. Then I'm coming home. I couldn't protect Kratos. To this day, I hate myself for not having enough strength. But this time is different. I swear! I'm not letting you die! Yeah!
this is curious. Nero. What form of power is this? What the hell? This ends right here. Listen to me. I told you already. This is not your... You listen, Deadweight. I won't let you kill each other. There are other ways of settling your differences. I'm putting a stop to this sibling rivalry. You came all this way just for that. Virgil. V. Whatever you call yourself. Dante's not gonna die here. And neither are you. Do you have a problem with that? Not gonna die my ass. That bitch slap nearly killed me. If I beat Nero, then by default, I beat you. Agreed, Dante? Whatever. I don't really care. I'm just gonna sit this one out. When this is over, I'll make you submit. Father. This has nothing to do with you. Stand down. Nothing to do with me? It has everything to do with me! Nero. Parte la musica tristissima che durerà poco, secondo me. Però allora, il suo Devil Trigger da dove viene? Perché quello che noi usiamo nel 4 è tramite Yamato, quindi tecnicamente non è propriamente il suo. È come un po' nel primo quando Dante usava la sparda. Cioè questo è proprio il suo che l'ha risvegliato adesso, con le forti emozioni. Perché infatti mi ricordavo pure quella cosa che nel 4 a lui si era risvegliato quando voleva provare a proteggere Kirie. Cioè quindi quel braccio di per sé effettivamente era il suo, adesso proprio l'ha sbloccato tutto. Figata. Non mi attacchi? Try and keep up. Fuck you! Take me seriously now? Go home already. Power. My power. Aspetta, ma con cerchio adesso? C'ho qualcosa! C'ho il Devil Bringer, Boni! Devo stannarlo però. No. Stop where you are. Buster, RT vicino a un nemico stordito. Ah no, ok, perché giustamente avrò comunque le braccia. Quindi questa è un'altra cosa. Of your existence or your strength. Both, you fucking asshole! Lying on numbers won't do you any good. Slow. Die. Ah, ma ce l'ho sempre il Buster!
Qua è pericoloso. Però aspetta, morirò, ma devo provare se come nell'originale. Madonna! Lo sapevo! Scusate, scusate, mi sono eccitato, mi sono eccitato. Mi sono troppo eccitato. Oh, questa non ti piace proprio sta cosa a te, eh? Voglio finirti in stile. No. Sarà bello il New Game Plus. Interesting. Oh, brother. You cut off your own son's arm for more power, and you still lost. Enough, damn it! The underworld is taking over. We need to do something before it's too late. He's right. We need to close that portal. Hey, you lost, so you better do what he says. I can still fight. But if those roots continue to spread through town, it'll just interfere with our business. Now, that's the smartest thing I've ever heard you say. Better hurry up. We still got a score to settle. Evidently. Wait! Where are you going? We need to sever the Clyphod roots from the underworld itself. Then we'll seal the portal with the Yamato. Hang on. If you do that, you can't come back. Why do you think I'm going? Somebody's gotta keep an eye on your old man. You can't just expect me to stay here while you both go. It's and... because you're here, we can go. We're trusting you with things on this side. Capisce? Make haste, Dante. Yeah, I know. Hey, wait! Take care, Nero. Adios. I won't lose next time. Hold on to that until then. I'm still in freaking shock. About what? Your arm? Who the hell grows an arm back? It's just weird. It's like a lizard tail or something. Look, I don't know. It just grew. I mean, are you kidding me? Lots of weird stuff happened. There were demons and scary plant roots and arms growing back. Lots of stuff. Do you know how much love and care I put in that devil breaker? Nope. This arm? It's nice. So, how's it feel? How's what feel?
Saving the man who killed your own father. Heard Dante killed Virgil once. It doesn't matter. They're both gone now anyway. It's okay to cry. If you want, Nero, over a loss. Not cry. It doesn't make you a crybaby. Does make you a little bitch, though. There it is. You think I'm a demon? I didn't cry when my asshole daddy died. But... yeah, I know. I wouldn't be here without him, that's a biological fact. Right. All I'm saying is, tough guy, it's okay to cry if you want. Devils I'm not crying. Cry. Devils cry. I'm not gonna Kittens cry. Cry. Will you meow. Shut up? Puppies will you stop cry. It? Woof. Look at you. You're nobody. Why nobody's you cry crying, my shoulder? Right? Stop Devil saying cry. Cry my shoulder. I know you you wanna... say cry again. Devil may cry. You oh. said it. Hey, Kitty-A. Yeah, I'm coming home. Oh, yeah. I don't want to spoil it, but I got a surprise for you. Oh, yeah. He's got a huge surprise. Will you shut up? No, KDA. Not you. Nico. You know, and her big mouth. What the hell's your problem? Where'd you learn to drive? Hey, sorry. I gotta call you later. It's time to get back to work. Ne parliamo. Quanti dettagli. Quanti dettagli. Got an arm. I'm good. It's a prototype, and this is the perfect place to test it out. Look, you're gonna use it, and it's a work of art. I gotcha. And it ain't complete without you. Well, how sweet. Feels good. You'll get fixed as soon as we get back. Ugh. So, devil's cry, huh? Let's hear what that sounds like! Ma c'è che domani naviga che ci stanno i titoli. Fammi me ne le mani come al solito. Mo ne parliamo di tutte queste cazzo di robe. Come on, come on. This makes it easier for me. Yeah. Sì, è come se ho un buster perenne. Che figata. Ci ho provato. Oh, come on. E stai calma.
So all we gotta do is cut this thing down. That's right. I'm more than capable of handling this on my own. You're gonna need some help. And someone to keep an eye on you. They must be ready to die. Fine by me. Let's give them what they want. Ready, boy! Yeah! Get him, girl! E poi guarda che bello qua sotto. Grazie, Virgile. Ma mi sta parando il culo dagli attacchi. Mi sta parando gli attacchi che mi arrivano. Me li perria lui. Adoro. Ah, che figata. You're sluggish. Are you still wounded from your fight with Nero? You're one to talk. Non ci credo. No. Allora, io non l'ho detto perché se no mi dico non blind. Se tu no, niente musica triste. Mi devi dire le due paroline. Anzi, la parolina magica. Non ci credo che il jackpot era quello contro la prima volta con Urizen. No. Per ora è tutto. Non credo. Non mi dire questa cosa. Non ci credo. Posso saltarla? Non succede bordello? Sicuri? Ciao, dobbiamo andare a rivedere. Vabbè che c'è stata la cosa dei filmati. Troppo tardi, Slayer. Mi sono fidato. Beh, in realtà neanche così lontani dalla S, eh. Figlio di Sparda. Palazzo di sangue. Ha di nuovo il suo braccio di demone. Ora puoi usare il Devil Bringer che il Trigger. Puoi equipaggiare Rebellion Sparda o la spada demoniaca. Attenzione. Le foto scattate ogni volta che hai sconfitto un nemico. Le modifiche ai costumi. Dimmi che c'è anche Virgil adesso nel menu, te prego. Te supplico. Devil May Cry. Ah, ma tanto abbiamo la sezione galleria, Star. Peccato che non ci sia Virgil. Andiamo al menu. Allora, prima di andare...
Ma questa cosa mi fa male, che sta insieme al figlio. Sì, guarda lì che tutti e due imbarazzati. Cazzo, io adesso come ci parlo con mio figlio? Cioè, letteralmente l'ho creato, non l'ho mai visto, non ci ho mai parlato. L'unica cosa che ho fatto è strappargli un braccio. Che cazzo faccio adesso? Non so come interagire. Lo guardi, ma che cazzo stai a fare tu col braccio, mo? No, vabbè, non mi fa chiedere. Diviene più demoni di vergi. Ah! Però noi andiamo a vedere comunque la galleria. Però non ci sta nessun coso. C'era un... Però il fatto è che vedi lì in mezzo, se non mi dai il coso per capire in che cazzo di stile sto, è un bordello. Finale. No. O forse giocare con... Vabbè, tanto poi... Oh. C'abbiamo qualche altro... C'era illustrazioni. Ah, oddio, ok, sono i bozzetti. No, perché tanto ce lo rigiocheremo, Star. Cioè, non è finito Devil May Cry. Non è finito assolutamente. Oddio, quanto li adoro, sti bozzetti. E quanto era più selvaggia prima. Toh. Madonna, Virgil comunque lo adoro, questo cappottone. Pure lei. Però... Ah, ma credo che... Cioè, il fatto, Star, è che devo sbloccarla da quel che ho capito. Non sai giocare con Veggie, ma per lo meno devi rimanere più deboli possibile sia con Nero che con Dante. Fa porca. Però vedi, quindi devo rifarmi ogni volta... Aspettate. Ah, prima di andare... Mo facciamo tutto, però c'è anche Morris. Scusate, ma il menu è diventato pieno zeppo dei geek o sono io? Giustamente Lady non sa come uscire perché è nuda. Ma guarda che bello! Cioè ci sono veramente tutti! Tutti loro dentro al van! Ma che figata, cavolo! Quando mai non è nuda la nostra cara Lady? In realtà quella è Trish, ma... Guardala che sta ancora lì in fondo. Ogni volta che tu, mi sa, rientri in sto menu ci sta una scenetta differente. A sto punto. Sì. Ma adoro. Ma che figata, cazzo. Là dietro ci sta Dante perché vedo il suo stivale. Bellissimo. No, no, questo, vedi, queste sono cure per i dettagli, vedo invogliarti anche. Però parliamo un attimo di quella cutscene finale. Quella cazzo di cutscene finale è oro. Cioè, per un fan veramente dagli albori di Devil May Cry, è veramente da piangere. Cioè, vedere banalmente, tra virgolettoni, Nero che riprende Devil Trigger, i due fratelli che mettono un attimo lo stop con Nero come tramite e dicono... Noi ce ne andiamo di sotto, qua rimani tu. E che collaborano. Cioè, vedere Dante e Virgil come in Devil May Cry 3 che vanno insieme giù. E che comunque fanno capire a Nero, zio, mo mi sono fatto bullizzà. Ma sta a court. Cioè, stai buono, io so io, tu sei tu comunque. È oro. È fottutamente oro, ma tutte le frasi, mo... Perché c'è stata talmente tanta roba che non mi viene. Ma è una cutscene veramente che ti tira una freccia al cuore. Oh. Allora. Io, tecnicamente, sì, aspetta, è buono. Se io vado qua giù, devo... Perché devo... Dovrei rifarmi questo ogni volta. Allora. Boni, andiamo un attimo in galleria. Che ore sono? Tra l'altro è mezzanotte. Ci abbiamo qualche rapportino nuovo? Non è apparso Virgil. Inizia tecnicamente ora. Eh sì! Ma mi dà tantissimo quelle vibes del rigioca, stronzo. Ma fortissimo. Cioè, quindi qua ci dovrebbero essere... Ah, ok! Cioè, tu per collezionare ste cazzo di foto, rigiocatelo in New Game Plus e ti scatterò la foto, quindi ti spinge anche a fare un po' lo stiloso. Ma adoro! Nelle illustrazioni, invece, vediamo un attimo se c'è qualcosa di interessante. Oh! Che tra l'altro il suo è molto umano, a vederlo così, che tra l'altro c'ha le corna alla Nero Angelo.
a vederlo. Questo è Dante. Oh, guarda pure Vegi che c'ha il fodero dietro che vola. Madonna. Tanto molto simili. Reaction di che cosa? Immagino del film, del video finale che vedremo. Sembra un angelo che non ci ha creduto molto. Ok, abbiamo già fatto. Poi abbiamo i bozzetti dell'Empusa. Non veniva solo dal braccio. Sì, sì, era perché giustamente lui l'ha scatenato quando doveva proteggere gli altri. Oh. Madonna. Madonna, sti cazzo di bozzetti sono... Madonna, madonna. King Chad, madonna, guarda che belle ste robe. Poi abbiamo anche le armi. Io continuo a dire, la Yamato, il modello 3D è di un dettagliato... Cioè, veramente che si vedono i due pilulini di legno per tenere tutto a posto. Cioè, è qualcosa di devastante. Vabbè, questi sono proprio bozzetti, bozzetti. Guarda che ci sta anche il meccanismo di funzionamento con le animazioni, perché non era propriamente facile come fare. Come roba. La Rebellion. Oh... Questo doveva essere il connettore, che era tipo una sorta di protesi, adoro. Dato bellissimo il dettaglio che lui giustamente fa sparire il braccio e ce lo rimette. Con le unghiette. Che dato poi hanno preso questi e ci hanno fatto le art in game. Sì, sì, palese tantissimo. Madonna, ma poi guardali. Guarda quante roba, ti fa vedere che in realtà il Tomboy ti potenzia la Red Queen perché ci si collega e gli dà energia. Non ci avevo fatto caso, l'hanno cominciato a fare con i Lego. Buonanotte, Sans. Livelli. Ah, beh, questi sono bellissimi. Questi li facevo anch'io un tempo. Belli, madonna. Che ti danno il mood delle scene, no? Quando gli ha staccato il braccio, quando è ritornato. Madonna. Madonna. Che tra l'altro questi sembrano una cazzata da fare in realtà. Se tu li fai bene ti hanno fatto un sacco del lavoro, eh. I Lego servono a quello. Sì, sì, per farti... Che cos'è questo? Ah, oddio, contro coso. Servono a darti... A farti costruire con i pixel. Tipo la pixel art in 3D. Madonna. Madonna. E poi abbiamo varie, va bene, ok, proprio come dovevano essere i morti, vari cuore, tritofobia, minchia belli questi, proprio fatti a matita. Allora però, quindi io effettivamente mi dovrei rigiocare quel finale, perché il fatto è che è mezzanotte e mezza, ragazzi. Quindi o come ogni buona cosa si va di Palazzo di Sangue, dato c'è continua, o... Ci si va a infilare per fare il true ending. Mezzanotte e mezza. Ho detto mezzanotte e mezzanotte. Sono stupido, ragazzi. Non lo so. Piccato aspetta, infatti, ora che ci penso. Io devo vedere che cazzo sa fare. Dovessi fare i crediti e superare entrambe le prove. Mica devo tirare, però. Vabbè che là se vado con il Sin Devil Trigger magari faccio i buchi. Glitch futurista, no? Rich rincoglionito qua. Allora, andiamoci a fare questa. Riandiamo. Peccato che non ti fanno... Cioè, cazzo... Fammela rigiocare e basta. Andiamo su personalizza. Perché adesso abbiamo qualcosa anche per Blue Rose. Ancora più su. Intanto Virgil si inizia la prossima volta, prima del New Game Plus. In realtà non so se andare prima in New Game Plus e poi farci Virgil, però per fare prima tutto il game base sarebbe da farsi Virgil. Ho capito quanto ci vuole per caricarla sta roba. Ecco perché mi avevi detto il tastino. Ecco perché mi hai detto il tastino, perché ok che io ce lo so tenere sopra, ma è la fine. Fuck!
Ah, e tra l'altro non è neanche che te lo puoi tenere. Cioè, devi... Ah no, ok, è che è un colpo unico sopra la carica, credo. Sì. Con il Buster. Che vuol dire con il Buster? Oh, perché giustamente se mi è tornato il Buster, c'ho anche questo. E tra l'altro, figata, cioè io posso sia prendere con il rampino, ma posso prendere anche con il Buster, perché giustamente c'ha tutte le cose. Minchia, il mio cervello adesso si scioglierà ancora di più. Porca puttana, se si scioglierà ancora di più, Dio Cristo, che c'ho un'altra serie di merda. Watch this. E questo è molto Virgil, che c'ha l'immagine residua che gli va dietro. Che poi immagine residua, un'altra artigliata che t'arriva fortissimo. E puoi iniziare con il DT. Per esempio puoi afferrare due nemici al posto di uno e puoi tenermi fermi sempre due. Ma tra l'altro mentre li tengo fermi potrò menarli, devo fare i test. Compriamo qua. Trigger Art. Va bene. Ok. Poi abbiamo la X, che vabbè dovrò farmare come un porco. Showdown. Oh, madonna. Sì, queste sono quelle del 4. Showdown. Cioè, non mi ricordo se si chiamavano proprio così, ma... Flapto... Oh, c'hai un triplo sa... Ah, ecco perché certe cose io l'ho fatte con il caricatore, ma più avanti ti si semplificano. Non puoi cancellare, puoi tirare un pugno con il Buster. Ah, ok, perché il Buster è proprio giustamente col fatto che è spirituale, è una cosa staccata da me. Cioè io mentre meno faccio boom o ne grabbo magari uno che mi sta venendo a menà. Figata. Ci abbiamo tutto. Che nero, puoi fare tecnicamente 4 salti. Sì, diventa un veramente un cacciabombardiere suo uomo. Va bene, tocca cominciare a farmare per le ex. Cioè, per le ex sembra sempre... Vabbè. This has nothing to do. Watch this! Fuck you! Take me seriously now? Ma senti poi che c'ha una host unica. Try and keep up. Ma potrò perriare anche quello. Ah, ma ti fa vedere quando gli si disattiva il Devil Trigger, comunque. C'è una barretta sotto sulla vita. Minchia, comunque, ecco, adesso Nero veramente... Non dico che è al pari di Dante, perché no. Ma cazzo se c'hai roba per fare cose serie. Scam. Right now. Ma posso variarla sta roba? Su. Che a quanto devi caricarla sta roba?
Madonna Virgil. Porca troia. Allora. Madonna. Interesting. È proprio, comunque continuo a dirlo, sta cutscene è proprio bella perché sono due fratelli, sono letteralmente due fratelli che non dico che trovano la quadra, ma quasi. Figata come roba. Allora. Gotta let it out. Veloci. No. Funny. Now you die. Ah, sentilo che dice pure lui scam. Che figata sta cosa. Qui bisogna eliminare Judek. Ok, quindi l'avevamo fatto. Ok. È come lo stappa come una Peroni, Dio Madonna. Minchia, sti nemici con questo Devil Trigger saranno... Minchia, te li mangi. Giusto che devi stare attento che fanno male, giustamente. Ok, la frase ti fa capire che l'hai fatto. Useless pests. They must be ready to die. Fine by me. Allora. Così dovrei ammazzarne più di te, no, fratellino? Devo ammazzare lui, mi sa qua. Got more than you did. You ready to accept defeat, Virgil? Attendiamo. Gli do i soldi a Star. No, aspetta, che non si sa mai che tocco qualcosa e schippo. Capito? Fammi mettere le mani in culo, sto giro. Meglio attendere, se non si sa mai con i giapponesi. Minchia, comunque pure questo non l'ho commentato, eh. Ma quanto da lacrimoni il fatto che loro rimarranno giù. Vabbè che paradossalmente avendo 18.000 spade, Cristi di Dio, possono comunque tornare sopra, però il tiro lungo che feci ci ho preso, eh.
fanno tipo sorta sparda, chiudono la roba dall'altra parte. Alla nostra, Rufus. Non dire soldi miei confusi, mo ti ridò i punti della gang. Stanno a casa. Ma io ripeto, cioè paradossalmente Yamato fa gnic e torni. Però a sto punto rimarranno là o a fare a cazzotti tra di loro o a menà demoni o qualcos'altro, no? Potrebbero tornare su, solo che Nero non lo sa. Infatti non so se quella cosa del camioncino è inteso molto per il meme del zio, guarda che siamo tornati, cioè, inteso che alla fine tutti felici e contenti. Magari trovano papà. È quello che è una figata. Cioè, se fanno un DMC 6, se fanno un Devil May Cry 6, paradossalmente sarebbe bello che ritrovassero Sparda, corrotto, qualcosa, no? Perché da qua, ripeto, Devil May Cry 6 non so come proseguirlo, se non altri casini che succedono a Nero o loro che stanno sotto a far roba. Boh, Mundus a sto punto, ma Mundus già è esploso in teoria, paragone. Tornano per Natale, così lo fanno in famiglia. Adesso vanno a cercare, sarebbe fighissima come roba. Cioè magari vanno a ritrovare il padre a scornarlo per dire chi è più forte, sono io. No, ma infatti come finale della saga ci starebbe, Kyle, perché sopra tu hai letteralmente un umano che protegge sopra. Sotto c'hai Dante e Virgil, che è poetico all'inferno da soli. Che tanto sta musica non è messa a caso, è messa per farti, dopo che hai fatto tutto il bordello, yo-yo, motherfucker e compagnia, è messa per farti capire un po' hai finito, no? Che tanto bellissimo come questa scena finale con loro in macchina si rifà all'inizio, soltanto che è totalmente differente, perché là era buio, tutto distrutto, qua invece è giorno, no? Bello, bello. Ci stavano un sacco di cose di sta cutscene che sono state veramente tanto belle. Ma anche proprio dico a livello astratto e artistico. Cioè, ripeto, tutta la scena finale con Dante, Virgil, Nero in mezzo, tira degli cazzotti in bocca ai fan, che è qualcosa di devastante. Perché se qualcuno ha cominciato con Devil May Cry 5 e vede quella roba, sì, ok, gli prende il magone la pelle d'oca. Ma pensare dopo che tu ti sei fatto Devil May Cry 1, Devil May Cry 2, morto, sepolto, Devil May Cry 3 e 4, tutte le volte che hanno fatto a botte Dante e Veggie, tutti i dissapori, i casini, i bordelli, vedere loro fianco a fianco che se lanciano di sotto è qualcosa, cioè, è devastante. Puoi fare una piccola lettura delle descrizioni nuove nella galleria? Ci sono descrizioni nuove? Si va, eh? Dante, figlio di papà, dove stanno le baie nella Sparda? Ecco papà, guarda, c'è un problema. Le ho fuse, Dio Madonna. Him. Nothing. Yeah. Then can I have this office? Because I've been thinking it's almost time for me to settle down somewhere. No, I don't think so. I rather quite like it. Oh, I hate to spoil your dreams, ladies, but that shit ain't gonna happen. What do you mean, Morrison? See, there's this deed to this place, and I have it. Why do you? Clever little devil came to see me right before his last job. Said something like, "My dearest friend, I know you'll keep this safe because them crazy bitches." Did I say crazy bitches? I'm sorry, I meant ladies. Anyway, the rest of the story is not important. You get the gist. I wonder if he even plans on coming back. Got me. What is important is I have a job for you too. Cause the rent ain't free.
stati a fa botte per settimane. Vabbè che stanno all'inferno. Ah no, ok. Score for Dante. I'm up one. Where did you learn to count? We're even. You know, I'm starting to think this is never gonna end. Maybe. We got plenty of time. Don't you dare say it, Jackpot! Continua a dirlo. L'ennesimo padre degenere. Guarda che bella quella foto, di Madonna. Bellissimo, sì. È quella la cosa che mi ha trasmesso la cutscene, comunque. Cioè, loro stanno là sotto a fa botte tra fratelli, no? Sono proprio... Cioè... in realtà era quello che dissi tipo tanti anni fa, no? Cioè, alla fine dei conti si sarebbe, non dico risolta così, però quasi. Stanno all'inferno a fa cazzotti, quando arrivano altri demoni a rompergli i coglioni, se menano. Bellissimo come tra l'altro prova a colpirlo, ma poi anche lo protegge, e jackpot. Va bene così, sì, loro sono contenti, stanno giù, scornano di legnate le altre persone, tanto sono tipo mezzi immortali, e hanno fatto. Va bene. Colore extra. Provocazioni di recupero. Cioè, quando vengo colpito, ditino medio. Miglior padre del mondo. Bella. Sì, ma secondo me è quella la roba, infatti, Slayer. Loro si continueranno a mena per 20 anni. Poi dicono, guarda, mi sono cagato i coglioni. Andiamo sopra. Che poi, ridendo e scherzando, in tutto questo, loro si stanno tipo power upando, eh. Cioè, comunque, Dante e Virgil non è che sono a livello di merda. Quindi sono due tori della Madonna che si stanno allenando. Perché si stanno allenando. Allora. Bella. Mi fa piangere ancora di più il cuore. Sta cazzo di cutscene. C'era qualcosa nelle descrizioni, mi hai detto? Perché io in realtà oggi per chiudere vorrei farmi una botta di palazzo per vedere che cosa c'ha da offrire. Continuo a non capire perché non si è sbucato Virgil. Hai finito la storia dei Devil May Cry? Piaciuta tantissimo. È stato... un fottuto crescendo. È stato un fottuto crescendo e questo è stato l'orgasmo più grande della mia vita. Quello dei nemici. Ma non è che si aggiornano quando le ammazzo nella prossima difficoltà? Tanto c'hanno anche i commenti sopra. Stink like a ghost. Definitivamente. Cercano di compensare per qualcosa. Ah, ok, dicevi per quello. Sì, ci siamo fatti una mega lettura la volta scorsa. Oh, ci abbiamo, sì. Ci abbiamo Virgil. Guardalo che bello. Tutto quel sangue, tutta quell'essenza vitale concentrata nel furuto del Clifford.
Quando Urizen l'ha inghiottita, l'intera storia del re degli Inferi al confronto non era niente. A quel punto ha acquisito un potere tale in grado di scuotere le fondamenta stesse del mondo intero. È diventato talmente potente da non avere più bisogno di usare il Clifot come armi e armatura. In quelle condizioni immagino che l'avrebbe solo rallentato. Da quel momento tutto ciò di cui aveva bisogno non era altro che il proprio corpo, un concentrato di furia omicida. Se vuoi davvero affrontarlo e sconfiggerlo, beh, avrai bisogno del potere di un dio. Dante. Oh. E poi abbiamo Daddy Virgil. Non volevo zoomare sul pacco. Cioè, guardate la cazzo di Yamato, Dio Madonna. È bellissima. Pure lui, per carità del cielo. Figlio del leggendario cavaliere oscuro e fratello di Dante, secondo quanto riferito da Lady, fu sconfitto da Dante e spedito nelle profondità degli Inferi. In seguito avrebbe usato il potere della sua stessa spada, Yamato, per separare la propria parte umana da quella demoniaca e permettere a quest'ultima di rilasciare tutto il suo potenziale. In sostanza V è la componente umana a cui aveva rinunciato. Ora le due parti si sono ricongiunte e Vergi non è più debole come V. Bravo, zoom sul pacco, sì. Ah, ok, e c'è la versione moribonda. È difficile da credere, ma il bastardo che ti ha strappato via il braccio altri non era che Virgil. Wow, plot twist! Una volta estratta Yamato dal braccio, ha potuto usare il potere per separare la sua parte umana, eppure nonostante si disponesse di quel potere primordiale, non è riuscito a sconfiggere Dante, la parte a cui ha rinunciato nel tentativo di diventare più forte. Si è rivelata la più importante, a conti fatti nascondeva dentro di sé il suo vero potere fin dall'inizio. Perché infatti, cioè, è questa la cosa anche che ti cercano un attimo di insegnare... E alla fine dei conti quasi c'ha ragione Dante. Però che appunto loro sono così megoglioni. Sì, ok, per la parte demoniaca, ma principalmente per la parte umana. Perché c'è sempre... In realtà questa è una cosa molto giapponese, io continuo a dirlo, dell'essere umano visto come quella roba che ci vuole un attimo a scrocchiarlo, ma c'ha proprio quel cazzo di will della Madonna che dici, guarda, tu puoi essere anche il Cristo Redentore, io ti apro il culo prima o poi. Ed è quello su cui girano molte volte sti poteri, no? Dovevi vedere che faccia che hai fatto, è stato indimenticabile. Virgil Sin Devil Trigger, che è molto simile a quello di Dante, però sembra tipo più cacciabombardiere. Tu ci scherzi, ma non sai che ci furono persone che cercavano di schiarire la voce di Virgil con mantello? E Urizen per capire che fosse il loro doppiatore, la Madonna, che casino. Ecco cosa intendeva Daniel 4 quando diceva ad Agnus che gli umani hanno qualcosa. Eh sì, la vera forma di Virgil ha sempre ritenuto che la sua parte umana lo stesse rallentando. Beh, non c'è dubbio che ora i suoi poteri demoniaci siano in perfetta forma. Immagino che il periodo in cui è stato Rizen abbia contribuito. Ok. In questa forma Yamato, la fonte del suo potere, è divisa in due ed è contenuta nelle sue braccia. Che si tratti della vera forma anche per la spada? Adoro. Che magari erano delle dual in origine, no? È praticamente identica, non c'è, tu ci scherzi, Kyle, effettivamente. E poi abbiamo Virgil. Però qui chi manca? Il boss de Virgil? Eh sì, perché era quella cosa che dicevo, Slay, del fatto che lui c'aveva da una parte tipo la forma demoniaca che si è power appata col frutto e tutto quanto. Quando è tornato nella sua forma umana, l'ha uppata sfac. Vabbè, ok, devo giocare, mi è stato a dire. Dante come boss quando giochi come Virgil. Ah beh, perché qua possono farlo. Qua, perché giustamente, minchia, non ci ho pensato. Se noi giochiamo come Virgil, non è che facciamo roba antecedente. Noi giochiamo come al solito la campagna nei panni di Virgil. Quindi se arrivi alla fine, non l'hanno mai potuto fare. Adesso effettivamente hai un Virgil versus Dante megoglioni. Solo che sei tu, mio oddio. Madonna della puttana. Già sento il dolore di Trickster, Gunslinger, Royal Guard, super il culo, tutti quanti. Li sento tutti che mi entrano in culo fortissimo. Porca puttana. Allora, andiamocene di qua. Ma tra l'altro, io so che sto sguardando. Voto stile. Peccato, qua non ci stanno cambiamenti. O l'hanno fatti per i modder. Dante con tutte le armi, dell'altro, ovviamente. Dai, per come solito ci andiamo. Mi servirà un po' di vaselina. Ci andiamo a fare il palazzo di sangue. Palazzo di sangue. No, ma sai che ci sarei arrivato tanto Slayer, eh? Perché io questa è una cosa che, se hai visto le serie, io mi seguo il cazzo.
Io mi seguo il cazzo letteralmente da Devil May Cry, che cazzo era il 3, che ti mettevano contro Dante vestito de blu. Capito? Quindi averla è figa come roba. Buonanotte Star, per chi sta andando, grazie per essere stati con noi. Prossima volta iniziamo Virgil, ci facciamo un po' di botta adesso. È sempre no blind. Sì, questo è il problema di avere una mente parallela. Allora, Nero, no, tu sei da esplorare tutto, c'ho voglia di toccarti in posti che non immagini, però andiamo con Dante. Perché Virgil, sì, Virgil. Sono un maniaco dei personaggi. Sì, seghini ovunque, ragazzi. Ma io come la cambio l'estetica del personaggio? Perché ho visto che c'avevo delle skin. Come si fanno le skin? Ma tanto Dante ha sbloccato qualche altro Cristo Redentore. No, c'ho solo l'ex. E tanto vedi, queste cose le hanno messe apposta, brutti pezzi di merda, per i trofei. Perché ci sta sicuramente il trofeo porta tutto al massimo. Ma sicuro. Prendiamo anche la cavaliere. Solo la skin di V. Ok. Let's go. Vediamo dove arriviamo. Vabbè, lo so. C'è star tempo, fai bravo, non te fa colpire, dammi i punti extra. Bello che probabilmente piano piano saliremo in alto. Ok. Vabbè, ero che adesso ho la moto. Posso com'è arrivarci al sole, però scoprire da cosa ci aspetta sempre. Sì, io mi immaginavo che mi trovo addosso Dante, mi facevo molto spacco ed esplodevo. Chissà se cambiano le cazzine a sto giro. Figata. Chissà se cambiano le cazzine, effettivamente. Vabbè, ho capito, basta. Meno male. Get him, girl. Lady never did this. Lady non l'ha mai fatto questo. Adoro. Let's go. E per cularla. Vabbè, sì, queste sono le cazzate, quelle iniziali, va bene. Eccome. Quanti saranno? Pure qua 100? Sicuro? Non mi ricordo questo. Salve. Ma devo andare più veloce. Salvino. Non credo che arriveremo mai alla fine oggi, ma ci si prova. Tanto mi sa che sta piovendo fuori. No! No, devi fare l'altro attacco, brutta stronza! Socchia! Mo questa la tengo io. Sì, sì, nonno, non te la do. Dato bellissimo che Nico comunque la stava riequipaggiando, Qua c'è di tempesta. Qua è... Ma qua si sente un odorino. Uè, tu? Mi dispiace. Era da tanto che non lo utilizzavo, la cavaliere. Oh, però sto stilà, buoni. Col fatto che sto molto più sciallo. E dopo aver affrontato Virgil pure. Giù. Yeah!
B. Ok. Ma tranquillo, Slayer. Io, come vi dico sempre, non vi preoccupate, che qua tanto stiamo sempre nel chill. Io, guarda, probabilmente l'unico spoiler di cui mi sarei incazzato... Allora, a parte che avevo predictato tutto, ma quello perché sono stronzo io. Sai che non lo so. Perché il fatto è che sono una di quelle persone che si fa talmente tante pippe mentali, cioè che vede i filmati prima che accadono, che è raro. Cioè, al massimo mi date delle conferme che mi fanno contento. Forse vai, su Dragon Age. Ha piovuto per bene, c'è un bel freschino, ma le zanzare sono più affamate. Sì, perché c'è l'umidità. C'è tanto un odore. Oh. Chissà se voi potete essere berriate. Credo di sì. Peccato, potevo farla no hit. Bello che posso skipparla finalmente qua roba. Il terrore delle altre modalità. Vabbè, questo è un round gratis, anche detto. E fate guadagnare un po' di tempo. Ci siete riusciti, ma davvero? Cosa c'è? Ah, minchia, non la posso fermare sta roba. Greve. Devi posizionarti bene. Cazzarola, davvero. Sì, sì, curali. Fidate che non muoiono. Aia. Ah, ecco perché te la mettono, perché così se va power up. Mi sto a distrarre troppo. Anche perché sta stronza in rage adesso. Bastardi. No, non ho il trigger. Brava. Minchia, che merda che ho fatto qua. Perché non sto usando il trickster? Ah no, perché mi blocco nelle animazioni. Vabbè, madonna mia, quando stai in rage sei di un fastidioso. Sono dei cazzo di tori in rage. Madonna, morto contro... Ah, va bene. Ah, ok, ogni tot cose ti danno dei soldi extra. Un boss fight si alternano. Immagino che ci saranno appunto i 4 boss. E piano piano tutto quanto. Oh, che bello, lo stavo tenendo in aria. Ma che figata. Non dovevi mirare quello, Dante, però va bene lo stesso. Il lock, ecco, in questa roba sarà un dito in culo se ci stanno tanti nemici. Sarà veramente un dito in culo. Aspetta. Pezzo di merda. Tocca riprendere i punti, tocca riprendere. Ah, vabbè. Ah,
Ah, in mezzo ai fulmini non te vedo. Fanculo. E mo stai pure in rage perché è l'ultima attacca, eh? Suca. Potevo non farmi colpi. Peccato. È stato bello che c'hai il record per ogni piano. Aspetta, eh. E stai giù. Questi non mi sono mai fatto colpire. Chissà se veramente ti shottano. Biri biri. No, non t'ho preso. Bravo. Comunque queste mosse sono utili, quelle dei fulmini, ma bisogna stare attenti perché ti lasciano di uno scoperto certe volte. Ti devi posizionare molto bene. Su, cadi giù. Micchia. Dai, 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 spediti. Si fa stasera, Angiceto, ma così mi paga. Orca puttana, no, col cazzo che si fa stasera. È caduta la maschera. Cazzo di merda. Gno. Ah, pensavo di uscirci. Quanto fastidiosi siete. Sì, si metti la maschera. Pezzo di merda. Quanto belli i doppi calina comunque. Mi piacciono un botto come armi. Chi è? Oh, Dio, madonna. T'ho imparato a leggere, ma non so come puoi continuare a tamminare. Ah, fanculo. Madonna, che fastidio che sei. Socchia. Porca troia. Che fastidio, devo imparare a pusharli sti stronzi. Aspetta che questo sembra gratis. Gnion. Devo farlo ogni volta, ragazzi, fa parte della mossa, è come lui che fa questi versi. Bisogna fare questi rumori quando si parte. Dai, che siamo al 20 già. Yes. Ecco, te con Dante è interessante. Thank you.
Oh, ti posso stoppare anche così? No. Suka. Sì, sì, sì. Bravissimo. Aspetta, Affanculo. Che belli, Galina. Sì, sì, succhia tutto. Guarda qua. Ci arriva fin laggiù. Ci arriva, Dio Madonna. Ci arriva. No, no. Non compro niente. Non compro niente. Ho comprato. Non più. È rischiosa, sì, però contro i boss se se ne vanno a fanculo, se fanno le cariche è una madonna. E tipo lo gnac. Esattamente. Bella. Sospendere, puoi sospendere... Oh! Oh! Boni! Minchia, ci sono voluti soltanto 20 anni per metterla sta cosa. Non mi devo fare per forza un'ora e mezza di run di fila. Perché magari sai com'è, si stacca la corrente o devo andare a cagare o devo andare a fare qualcos'altro della mia vita. No, si continua, dai, tanto fino a che non si muore. Mi sembra troppo facile. Ah, tanto sputa pure l'acido. Guardala che mangia il sangue. Insomma, mi ha colpito sta merda. E invece... Quanti piani sono? In teoria 100, se so come negli altri. Spero che sia ogni 10 la pausa e non ogni 20. Sono 100 piani. Dio, madonna. Ma che tra l'altro... Ma pure qua succede tipo che più andiamo avanti, più è come se andiamo tipo in figlio di Sparda e quelle robe così. Perché non mi ricordo... C'ho sempre sta memoria modificata tipo alla Baglionetta, no? Cioè io, tipo Baglionetta, se voi fate le Witch, cazzo come si chiama, le Witch Challenge, 101, se no perché ovviamente ci sta sempre il boss finale che sarà o Vergil o Dante. Non mi ricordo però se c'è quella cosa che ti aumenta la difficoltà effettivamente, cioè i danni che prendi. Ho sbagliato. Difficoltà è graduale, allora saranno cazzi. Saranno cazzi cazzi. Lehe. No, ah, vaffanculo, mi ha colpito sta merda. Lehe. Tanto dovessi essere morto. Sì, Rufus. Sono tutto ed è adamantio. Porca troia. E qua invece tutto è cancro. Aspetta, se ci riesco. Ah!
Madonna, è il tumore. Fottuto tumore. Madonna, quanto lo odio quel pipistrello. Madonna. King Cerebus che è in modalità DMD. Porca troia. Quindi mi spacca fortissimo là con tutti i danni che prendo a cazzo. E stai giù pure tu. Là ci serve il Sin Devil Trigger. Non dovevi mirare quello, ma va bene comunque. Muovo per un po', però c'è l'allenamento del menù del palazzo di sangue. Ah, Dio, ti puoi allenare sul singolo piano. Mica l'hanno fatte comunque allora di cose. Per darti una mano per allenarti. Così mi impara a fare gli stronzi. No. Ah, già in rage tra l'altro proprio. Minchia la gioia. Guarda che si è tirata indietro apposta all'ultimo. Non a quanto le odio loro in rage. Loro. Loro. Qualcuno vuole attaccare? Ha attaccato. Ha fatto male. Stavo in animazione, sono stato avido. Questa non perria, mi sa, se non fai con un tempismo giusto. Yeah. Cominciano a menarmi.
Sì. Ti piace? Divertiamoci. Tanto devo essere pure veloce, no? Niente giochetti, eh. Oh, se spostano sempre. Come i mostri dei Monster Hunter. Sanno quando li stai per colpire, eh. C'è sta un cazzo da fa. Sai che parle... Ma in realtà sì. Cioè, allora, potrei pentirmene di questa parola, ma secondo me con V sarà il più easy. Perché è un toro. Però, ripeto, potrei pentirmene di questa cosa che ho detto. Che se tra l'altro non so se farle in live, perché sarebbe letteralmente provare a fare due tentativi a live piuttosto le registro, mettiamole così. Avvicinatevi. No, peccato, volevo pigliarli tutti. Ah, pensavo di prendete. Ciao. Ma no, ho fatto SSS addirittura. Oddio, madò. Oddio. Ma chi me lo fa fa? Sano. Secco secco, vedi, questo... C'è quella cosa che facevo anche sul 4, eh. Cioè, tu a un certo punto, quando cominci a sapere che cosa ti aspetta, perché i piani, mi sa, almeno che tu pure qua, non siano randomici, tu sai, ok, sto al 30, mi tengo il Devil Trigger per fa la porcata. L'odio. Siete veramente l'odio. Che sono fissi, eh. Ok, allora tocca farsi le strategie. Comunque dai, siamo al 30. Perché citazioni, Neko. Tu non devi esistere neanche un secondo in sto fight. Però devo imparare a utilizzare cavaliere questa roba. Devo imparare a utilizzare cavaliere. Quindi adesso mi sa che ci sarà Artemis. Ma allora devo capire una cosa. Visto che questo c'ha un bel DPS. Yes. No, perché non gliel'ha tirato? Scusate, mi stanno prendendo per il culo? O perché si ripristina così in fretta? Vado di vecchia maniera, eh? Ciao tu. Che facciamo?
girl. Ho capito. Perché dura poco, sì. Magari posso provare a fare qualche cancellazione dell'animazione. Madonna mia, che odio. Veramente io loro li odio, perché sono quel nemico del cazzo che ti fa prendere danni. Vuoi scendere? No. Non l'ho preso. Beh dai, col timer pure pure. Oddio, madonna. Comunque io continuo a dirle, ste cose sono cattiverie, eh. Cioè, questa è proprio cattiveria pura. Ah. Artemis? No, perché siamo al 36. Vieni a curarlo. Ah, pensavo d'essere vicino. E non sono neanche più a pochi piani così, immagino. Quindi bisogna segnarseli e fare il cancro. Letteralmente. Chi è spawnato? Oddio, madonna, voi no. Cattiveria di nuovo. Cattiveria, vedo della cattiveria. Vedo tanta cattiveria. Mangiateli, mangiateli. Ah, però in volo, col fatto che fai più attacchi, li counteri e li colpisci. Ah. Oltre al fatto che non stanno rispondendo, Dio Madonna. Sì, salve. Ah, vaffanculo. No. Ma non rompere i coglioni a me che c'è sta la nonna qua. Deve rompere i coglioni a me invece. Non te stanni, eh? Sei stannato, buoni. Che tanto lì fate pure più male se lo prendete, ma ovviamente siete più scoperti. Volevo finirti in stile. Stronzo io. Qua non bisogna essere stilosi, qua bisogna sopravvivere. 37, 38. Questo è per darti Devil Trigger. E vita. Essenzialmente. E cominciano a diventare duri pure questi. Questi prima li one-tappavo. Catroia. Oh, madonna. Non cadete neanche con sta roba, eh. No! Pensavo che foste stannati. Qualcun altro? Sì. Salve.
Comunque sì, saltare sui nemici è molto comodo una volta che ti abitui a farlo. Su, dai. Su. Voi proprio per far perdere il tempo. Dai, che volevo mirare quello. Madonna, non l'ho preso. L'odio ste signore. Sono solo noiose. Ciao Artemis. Meno male che sono veloce. Non credo me l'abbia mai fatto. Stai ferma, su. Male. Ok. Ci provo. Sei spostata, vaffanculo. E io là sopra? Sì, non è quella. Devi andare là sopra. Meno male. Tardi. Piccoli fregnetti. Fai male. E toglietevi dai coglioni voi. Porca. Culo. Pure sti fregnetti in mezzo alle palle. Ah.
Oh. Rip it up. So. A cucciolo. Madonna. Ah, che ore sono tra l'altro? È l'una. Però dai, piano 40. Jackpot più o meno, ma aperto fortissimo. Sono stato una merda. Oh, ho detto fino a che non moriamo e cerchiamo di morire. Lo finiamo stasera, Dante, in gigato. Vuoi cadere giù? E sta... Mannaggia chi so io. Giù. Su. Porca puttana. Giustamente saremo risaliti un'altra volta, no? Peccato. Peccato. Quanto mi piace giocare con voi piccolini. E ovviamente se ne deve andare a fanculo. Cosa ho preso? Oh. Dai, dai, basta non farsi colpire, no? Facile... Oh, cazzarola. Ma mi ha periato? Ho sbagliato. Resisti! Ok. Ho un buon flow. Sì, sto. Per questo sto continuando. Perché sento le mani che stanno andando bene. Oh, carca puttana. No. No, non sei in rage. Ovvio che sei in rage, ma sei invece. Ovviamente in rage. Sì, anche perché tipo le fullano, immagino, lo. Io anche, io in realtà odio più questa. Perché quando stanno in rage sono dei tori, non le fermi. Cheesing? No. Madonna. Minchia, mi ha preso là. Tanto le fanno spawn apposta in, in rage le merde. Perché queste quando stanno normali sono una merdata. Il problema è quando stanno così. No, affanculo, pensavo di avere abbastanza frame. Vabbè, è la mia vita.
No, dai, qua in mezzo tu, no. Morto, so vivo. Ma tanto guarda che te lo fanno apposta. Te lo fanno apposta. Bastardi. Che ti mettono così tanti target che così non lo puoi vedere. Cioè non lo puoi inloccare bene. Pezzi di merda. E qua non ti fanno usare le fregnette, credo. Ok, fine. Beh. Sì, lo so. Non mi devi insultare così. Sì, io lo spammicchio per continuare a curarmi. Torniamoci al menu. Prossima volta si comincia con Virgil. Questo non vedo l'ora di continuare a farle dietro le quinte, perché vanno fatte per il platino. Cioè, andiamo di qua. Comunque siamo 18 a luna di notte, grazie a tutti quanti, anche i lurker. La mia testa sta esplodendo. Però sì, conviene tenersi sempre carico il Devil Trigger, perché il fatto è molto semplice. È che certi piani sono proprio stronzi. Cioè, tu mi metti le regine già che spawnano in rage, che praticamente proprio te lo, cioè, le vedete quando stanno in rage, sono dei tori. Non se, cioè, c'hanno quei due momenti in cui tu puoi menargli forte, ma per il resto sono dei tori. Forse vogliono forzarti almeno con Dante ad utilizzare il Royal Guard, perché così gli fai un counter e deflagri tutto, no? Però per lo più è tattica, è il sapere che cacchio c'è a un certo punto, perché i boss di per sé non so il problema fino a quando non arrivi a Virgil, perché sicuro c'è Virgil e Virgil è il boss, diciamo che è un boss molto molto, non dico di attesa, perché non è che devi per forza attendere, perché puoi pusharlo forte, perché però devi saper rispondere alla sua risposta. Il problema sono gli intermezzi. Tanto Virgil in DMD, quindi immagino che tre colpi, due colpi ti sponda fortissimo. Il problema sono i piani di intermezzo dove ti mettono 35 Pyrobat o le regine, o ti mettono le combo stronze, cioè tipo che ti mettono sto orda dei tizi con lui, che per carità, una volta che tu lo sai, non ti serve neanche il lock. Per carità, diciamo che la mossa del Cerberus è un po' la cisata per fare il parry alle cose, perché c'ha talmente tanti praticamente frame in cui è attivo il parry che è l'infinità, no? Però è stronzo, perché tu comunque per farlo entrare devi andare di R1 avanti triangolo, e se tu miri uno stronzo che ti fa girare dall'altra parte, il tizio ti arriva sui denti. Quindi magari tu lì ci arrivi con... è un po' come... appunto nel palazzo di sangue di Devil May Cry 4, tu sai che in certi punti ci saranno i Riot, che sono dei cancri. Devi arrivare in quel punto con le tue cose per far sì che appena spawnano li spacchi. Cioè io devo sapere che al piano, che cazzo era questo, ma era il 43 42, c'è questa roba, quindi io devo arrivare lì con il sin, appena spawna tutta quella merda pulisco magari. Buonanotte Rufus, ci vediamo domani, tra l'altro live non è mercoledì, è domani su Cyberpunk. Ci sarà un cambio di gameplay secondo me molto drastico, perché ci sono stati i power up, le cose, tutto quanto. Ma comunque, l'una e un quarto di notte, abbiamo finito la prima run di Devil May Cry, continuo a dire cazzi in finale oro. Cioè tutte le missioni finali sono qualcosa di devastante. Ma sia a livello di gameplay, tipo Nero che va in Devil Trigger con il dito medio perché prima c'è tutta la musica triste, fino a cose appunto come loro che vanno giù e poi tra fratelli continuano a menarsi per gioco, no? Pentagon Zone 2, speriamo al Tokyo Game Show svelino qualcosa. Il director che ha fatto Dark Arisen lavora ancora per la Capcom, se non erro. Ma sicuramente, secondo me, io continuo a dirlo, Elda, se hanno... cioè, se è andato Itsuno, potrebbe essere tranquillamente che il DLC è finito. Cioè, nel suo robo iniziale, fatto. Devono solo rifinirlo, ma tipo sicuro.
A quei piani facevo così, sapevo che c'era il cancro e tenevo gli attacchi devastanti per quello. Ma sì, ma è letteralmente il core del Palazzo del Sangue. Il core del Palazzo del Sangue è letteralmente, non dico che è l'apice, perché non è tanto l'apice, però è capire come funziona il gioco, come farti tatticamente i piani. E soprattutto, per carità, anche bravura, perché devi essere anche bravo, anche se immagino che qua in mezzo pure ci siano tipo i cheese, perché io mi ricordo per Devil May Cry 4 per ogni personaggio c'era la cazzata, no? C'era tipo Lady, che era il più easy as fuck, Virgil, vabbè, un toro, perché è un toro da Judgment Cut, chi cacchio c'era? C'era Trish pure, che era un po' così così. Vediamo. Comunque, fatemi vedere chi siamo così tarda notte. Vedo un Kyle ancora, vedo Matt, vedo Aries, vedo Elda, Grady, Makuro, vedo Panzi, Low, Neko, Paco, Rufus, Axel e anche il nostro bellissimo Slayer. La storia è molto bella anche se così tanto sulla storia dei precedenti capitoli. Ma è quella la cosa. Cioè, secondo me, Devil May Cry 5, allora, se tu te lo giochi come è il tuo primo, ti tira a botte. Cioè, ti ce l'ha un sacco di momenti fighi, belli, pregni, perché comunque tutti i Devil May Cry dal 4, ma in realtà ma già anche dal 3, cioè sono strutturati in quel modo dove se tu non hai mai giocato un Devil May Cry, qua puoi iniziare e te intriga, ti fa delle citazioni e compagnia, però se invece sei ovviamente un veterano ti dà la botta da 90, perché Devil May Cry 5 veramente prende, lasciamo perdere Devil May Cry 2, però prende veramente a piene mani tutti i giochi che sono venuti prima, i dettagli, le cazzatine, la lore e tutto quanto, e li sviluppa soprattutto in quegli ambienti dove c'era il nulla. Cioè, perché già banalmente vedendo quello che hanno fatto con le ombre di V è qualcosa di incredibile. Cioè riprendermi cose che vengono da Devil May Cry 1, dove Devil May Cry 1, per carità, è il primo e tutto quanto sì, ma era palese che era molto più un piccolo nucleo, no? Cioè, mettiamo dentro al castello le ombre perché so fighe. C'è sta il Cavaliere Angelo. Cioè, era molto quel periodo in cui le cose erano fatte per essere giochi, molte volte, no? E loro sono riusciti a prendere tutta quella roba, i Cavalieri Angelo e V, e le ombre, e piccole cheat da quella roba, e anche a livello estetico che tu mi metti che il re dei demoni che è diventato Virgil è in parte simile a Mundus, perché c'ha quella cosa con gli occhi. È una figata. Cioè, è una figata. Sono riusciti a retconnare la parola sbagliata, perché sì, è un retcon, ma è un retcon fatto bene. Sono riusciti a dare senso a un sacco di cose che erano messe lì, sembra quasi così. Perché, ma banalmente anche andando a guardare le cazzate come gli Alkaila, o come cazzo si chiami, Kalin, beh, i mietitori, che ti leggi nella descrizione, guarda, questi sono loro, ma prima che succedesse il puttanaio si andavano a infilare dentro ai manichini di legno. Cioè, che un giocatore che non si è giocato tutti i Devil May Cry dice, va bene. Uno che si è giocato Devil May Cry 1 dice, porca puttana, che figata. Quindi, un po', magari per il player che ha iniziato con il 5 mi dispiace, perché non può godere appieno di tutto, però è anche vero che magari è una cosa che ti fa venire la scintilla. Cioè, una volta che tu ti giochi il 5, leggendo i documenti, vedendo delle cazzine e compagnia, magari ti prende la botta di andarti a recuperare il primo, di andarti a recuperare il terzo, a dire, ma di che cazzo stanno a parlare? Da dove, cioè, questo apice che abbiamo raggiunto, questo climax finale, da dove viene? Perché il fatto è che è pure quello il, pure per quello che c'è sta sto orgasmo finale, perché è letteralmente tutti i giochi, tutti i dettagli, tutta la lore che va a convergere in quel punto. E se tu ti sei vissuto Dante e Virgil per tutti i giochi, la cazzo in finale era Madonna. Cioè, vedere loro che alla fine appunto usano come tramite nero, dove sì serve il potere, però serve anche l'altra parte. Cioè, letteralmente, Dante, ci abbiamo ragione entrambi. Cioè, alla fine del discorso è che nero, bene o male, è l'unione dei due pensieri. Cioè, io devo avere il potere per scrocchiarte male, però devo averci pure tutto il resto.
Cioè, devo pure tenerci alle persone quelle cose. Cioè, quindi vedere loro due che dopo tutti sti giochi, sti cazzapippoli, stanno letteralmente a true power, no? Cioè, nell'apice che hanno raggiunto, che stanno all'inferno come il padre a fa' cazzotti, però non per menasse, per sgozzasse. Per menasse tra fratelli, te tira un coccolone. So che ho fatto uno sproloquio di credo un'altra 10 minuti, perdonate. Però era debito dopo che abbiamo finito Devil May Cry, anche se ancora non è finito manco per il cazzo, ma dettagli anche perché ci attende Virgil e minimo ci facciamo anche una run a filo di Sparda. Non dico DMD perché DMD... Il fatto è che se gioco DMD in live, ragazzi, io devo stare attento al gioco. Non posso guardare... Perché se no qualsiasi cosa mi fa tum in testa e mi spacca male. Quindi credo che in live ci faremo Virgil e filo di Sparda. Ci sta finito DMC, vuoto interiore infinito. Infatti è bellissima quella cosa, sì. Però mi immagino appunto le persone che non sanno tutto, che quel corpo, quel colpo al cuore, lo prendono sì, ma non così tanto. Cioè tipo Virgil che gli fa, non t'azzardare a dirlo, jackpot. Mentre comunque gli para il culo. Mi piacerebbe vederti... Ma guarda, qualche missione ce la possiamo pure fare a fine di tutto, eh. Perché a farla ci si può anche farla. Ho paura per l'esito. Ma, ragazzuoli, io vi ringrazio per la compagnia. Abbiamo fatto tantissimo tardi, ma... ci sta. Ci sta tanto, ormai l'una è il minimo. Virgil è stra divertente. Sì, Virgil, perché dopo un certo momento lo diventa quel personaggio che dovrebbe essere ultra mega serio. Però dopo che tu hai superato quello scalino, non dico che diventa comico, però se tu c'hai qualcuno dall'altra parte come Dante che lo percula, c'hanno quella dinamica tra fratelli che è una figata. Perché una persona normale gli diceva non te permetta a dirlo, l'avrebbe cioè è morto per terra, aperto a metà. Dante è Dante. Anche Urizia nel... Ma tanto quello ci si prova la prossima volta, perché è quello che voglio provare con Nero True Power. Penso che lo deflagriamo fortissimo. Devi vedere la sua ex e rido ancora, e tanto si sbloccheranno. Io vi ringrazio per la compagnia, spero che la live vi sia piaciuta. Noi ci vediamo domani sera con Cyberpunk, che finalmente credo... Cioè, in realtà finalmente un cazzo, perché ci andiamo a fare le missioni là attorno, e se avanza tempo andiamo a finire il prologo. E niente, grazie sempre per tutto quanto. Ricordate sempre Corgi Gang. Fa ben bang. Buonanotte a tutti quanti. E grazie per esservelo vissuti con me, anche se non è finito. Ciao ciao.